essendo lei la luce nella notte, a che punto è la notte oggi? Che cosa si sente di dirci? Abbastanza fonda, purtroppo, nel senso che i casi che abbiamo ufficialmente definito sono il prodotto della circolazione del virus nelle scorse settimane, sono prevalentemente i casi sintomatici, non abbiamo informazioni chiare e probabilmente non abbiamo avuto una sufficiente inchiesta epidemiologica sugli altri, quelli meno sintomatici derivati dai o non sintomatici del tutto, derivati come contatti dei sintomatici che conosciamo. Quindi il numero reale delle persone infettate è probabilmente assai superiore a quello ufficiale, questo lo dobbiamo considerare, e infatti i provvedimenti di distanziamento sociale presi sono coerenti nell'andare nella direzione di limitare questo tipo di danno. Certo. Professor Galli, ci sta dicendo che non si stanno facendo abbastanza tamponi? In Corea del Sud è il triplo rispetto ai nostri e stanno contenendo. Certamente sì, e guarda caso, in Corea del Sud la letalità della malattia risulta essere lo 0,88%, sì. Mentre in Italia è 6,6%. Ecco, percentuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il denominatore in Italia è fatto da sintomatici e quindi tiene dentro anche, e in modo molto più rappresentato che in Corea, le persone che hanno una malattia severa, che hanno una malattia che è progredita. Quindi ci sono molti asintomatici in giro. Ce ne sono molti di più, è molto più rappresentata la componente che tra l'altro fortunatamente in questa malattia è maggioritaria, cioè delle persone che hanno pochi o nessun sintomo e che poi vanno bene, capito? Allora, se si fa un ragionamento su un denominatore fatto in un certo modo piuttosto che in un altro modo, cambiano completamente le prospettive. Questo... Noi abbiamo più infetti di quanto i casi ufficiali ci dicano parecchi di più, e abbiamo una letalità più alta, non perché trattiamo male o perché adesso è stato eccessivamente enfatizzato questo aspetto dei momenti più drammatici in Lombardia di alcuni ospedali, o perché non intubiamo determinate persone in maniera selettiva, ma abbiamo semplicemente più morti perché appunto stiamo facendo i calcoli, ahimè, sui casi sintomatici e questo non sulla... Questo globalità e sulla stima della globalità, perlomeno la stima della globalità delle persone. Questo è molto importante da segnalare.